Allora, Viviano, anche nella sua testimonianza, e come padre evidentemente, che sta qui, sta testimoniando, quindi ha un problema con... Certo, anzi, io questo problema ce l'ho da ben 7 anni, e in 7 anni gli assistenti sociali, nonostante tutto, tribunali, avvocati e quant'altro, ho visto mio figlio solo 6 volte, e per queste 6 volte un'ora per ogni volta che l'ho visto. Io ho abitato in Germania e sono sceso 3 volte per vederlo solo un'ora. Mi sono trasferito a Ravenna perché mio figlio abita a Bologna con la sua mamma e anche lì me l'hanno fatto vedere 3 ore. Nonostante tutto io sono andato con la mia attuale moglie, con i miei figli, a supplicare le assistenti sociali di farmi vedere mio figlio. Lo stesso l'hanno legato. Addirittura la mia ex diceva all'assistente sociale che non voleva che portassi i miei figli al colloquio a vedere mio figlio il grande. Perciò anche questa è stata una cosa che io ho cercato di denunciare, ma non mi ha voluto ascoltare nessuno. Quindi ho colto l'occasione di accogliere di accogliere Antonio Borromeo in Sicilia e l'ho aiutato insieme ad altre città a farsi un tour per aiutare le altre famiglie come noi a superare certe cose, perché non è solo per noi che siamo separati, ma anche chi è sposato deve capire che è sbagliato mettere il figlio in una situazione brutta, perché neanche le assistenti sociali e neanche la madre capiscono che soffre il bambino. Cioè, anche se è una ripicca, dici faccio la ripicca a quella persona, bene, ma il bambino è quello che ne soffre sempre di più, perché mio figlio piangendo diceva alle assistenti sociali che vuole vedere i suoi fratelli, vuole stare un po' col papà, ma sembrava che in quel momento erano programmati senza cuore e non ascoltavano neanche mio figlio che... Ecco, il dramma di Viviano che viene dalla Germania, e Aldo mi pare che anche lui ha una sua... Possiamo, a favore della telecamera, chiedo scusa un momento, guarda il dramma, se vogliamo appunto usare questo termine, diceva Viviano 6 volte, ha visto in 7 anni, è una cosa incredibile. Sì, è terribile solo a pensarlo, vi posso assicurare, io vivo una situazione un pochino diversa della sua, ma sempre drammatica, perché di questi casi ce ne sono centinaia, migliaia in tutta Italia, e colgo questa occasione per fare un appello alle istituzioni, perché mi chiedo, siamo stati tutti piccoli, bambini, cresciuti con un certo sistema, e quest'oggi è il risultato. E allora io mi faccio una domanda oggi: la situazione in cui ci si trova, i nostri figli, dove comunque dietro i nostri figli si creano delle famiglie, dove comunque si creano degli schieramenti l'uno contro l'altro, questi bambini cosa faranno? Chi si troveranno? Penso che resteranno proprio da soli e nella loro solitudine come concretizzeranno in questa società? Ecco, questo punto relativo è un punto drammatico, veramente. Sentiamo adesso Nico, mi pare anche egli vuole testimoniare per questa campagna per la bigenitorialità, c'è una condivisione però ovviamente abbiamo detto pacifica, il punto è lì. Sì, sicuramente, perché partiamo dal fatto che questi bambini sono al centro dell'argomento. Io ho conosciuto la situazione di Antonio da un paio di settimane, l'ho sposata, ne ho parlato con Aldo appena abbiamo visto in rete i suoi movimenti. La mia è una situazione diversa, un po' differente, perché io ho un procedimento in Belgio, la mia ex moglie è rimasta in Belgio con i miei figli non riesco a vederli da 3 anni e mezzo, perché poi sopraggiungono quelle cose per discorsi economici, per varie fesserie, intromissioni familiari, e i miei figli in buona sostanza non vogliono più vedermi. Quindi succede poi quest'altro fenomeno. Succede questo, io penso... Di ritorsione poi, sì, da penso, parte della moglie, penso un po'. Moglie. Io ho avuto l'occasione di fare dei programmi per una web radio, l'ho fatto con un unico obiettivo, era quello di farmi ascoltare dai miei figli, perché era l'unico mezzo per poter fare sentire la mia voce e lanciare dei messaggi. E anche questo è per me un motivo di... è una speranza quella che possono vedermi. Io lancio... Come ha detto Antonio e come ha detto Aldo, non è solo un appello alle istituzioni, ma è soprattutto un appello alle mamme, talvolta anche ai papà che hanno in affido i loro figli. Ma questa rabbia. In affido sono pochissimi i papà. Sì, ma ci sono, sicuramente sono. Ovviamente un giudice cerca sempre di tutelare la mamma per forza di cose, per una questione di una questione naturale, no? La mamma è quella che partorisce i bambini, è quella che ha un rapporto superiore con i propri figli, però
l'appello è rivolto anche a queste mamme, questi pochissimi papà che hanno in affido questi bambini, perché i bambini ne escono assolutamente devastati, ne abbiamo la prova, perché i disagi sociali a cui andranno incontro, cioè non me lo invento io che i figli dei separati possono cadere nelle grinfie dell'alcol o della tossicodipendenza, o possono manifestarsi espressioni di bullismo. Noi ci stiamo incontrando di recente perché stiamo organizzando su Augusta l'intervento di Antonio, non vediamo l'ora francamente, e ci stiamo incontrando anche con degli psicologi, con persone del settore, con avvocati matrimonialisti, con psicologi che sono anche CTU per i tribunali, e abbiamo sentito cose inaudite. Cioè gli esperti dei tribunali, siamo, non solo i tecnici d'ufficio. Siamo distrutti anche noi a sapere quello che, a cui vanno incontro questi bambini, e la sofferenza che provano questi bambini nel dover fare la scelta anche a volte di dire, anche a volte incontrano i papà dall'altra parte del marciapiede, stando insieme alla mamma, e sono privati, sono obbligati a non salutare il papà. Tu immagina che cosa possono provare nel cuore, nella testa dei bambini.